presenza delle autorità, che salutiamo con affetto, ma anche con ossequio e anche con deferenza. Nell'ordine cronologico dovremmo salutare prima Vescovo Pagano, perché la nostra lì ha avuto i Natali, poi per la compagnia dolce e santa che l'ha segnata amica, sorella nello spirito di Gerardo, di San Gerardo, e poi Pagamina, che sicuramente ha accolto, ha respirato, potremmo dire, quella fama, e si soleva dire, quell'odore di santità, che non solo in lei, ma tante altre sorelle che hanno vissuto in questo monastero e hanno dato vita a questo luogo, segnano, dicevo, segnano profondamente, intimamente la nostra convocazione. Io sono felice di vedere anche amici da Rio Negro, amici da Venosa, amici anche da Ginestra. Saluto tutti, anche quelli che comunque in questo momento avranno modo in questi giorni di incontrarmi, di vedermi. Molti di voi già sanno come mi chiamo, sono Cesare, per alcuni anche padre Cesare. La paternità, dicevo, poco prima della celebrazione ha una ragione seminale, una ragione che si orienta e prende, diciamo, forza da una natura che nel mio caso non è fisica ma è spirituale. E quindi proprio in forza di questo sentimento spirituale, che mi vede anche legato intimamente, profondamente, nella fraternità sacerdotale che appunto abbiamo in quanto dello stesso presbiterio, in quanto vicini anche di casa, in quanto amministratore a Ginestra, ecco, intendo già da subito con voi condividere questa esperienza, che vogliamo essere nello Spirito Santo. Spirituale vuol dire questo, non vuol dire qualcosa di eterico, qualcosa di evanescente, di fantasmico, qualcosa che ha a che fare intimamente con lo Spirito Santo, ragione ultima di ogni santità. E per le volte nelle quali non abbiamo saputo aderire intimamente, profondamente a questa voce spirituale che fa di noi santi per vocazione, invochiamo insieme la misericordia, come anche le nostre amiche hanno pensato con il canto del Kyrie. Oh, yeah.
O Dio che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua amicizia, volgi verso di te i nostri cuori, tu che ci hai liberato dalle tenebre con il dono della fede, non permettere che ci separiamo da te, luce di verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio. In quei giorni alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli questa dottrina: se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non potete essere salvi. Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli Apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli Apostoli e dagli anziani, e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo di loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Parola di Dio. Andiamo con gioia alla casa del Signore. Andiamo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia, quanto mi dissero: andremo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Andiamo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. La salgono insieme le tribù e le tribù del Signore. Andiamo a gloria della casa del Signore. Salgono secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Andiamo a gloria. Aleluya.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni intralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni intralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il raggio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il raggio e si secca. E poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che perdiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Ed è a questa mondizia, a questa purezza che io intendo fare riferimento. Perché nessuno di noi è degno di stare alla presenza del Signore, anche se abbiamo cantato la gioia di andare alla casa del Signore. Ma nessuno di noi è degno di stare alla sua presenza. E questa è la consapevolezza che nell'ordine del Carmelo vedeva sicuramente i grandi santi di questo glorioso ordine, di cui non quelli della Riforma, ma quelli del Panno, come amava dire Teresa d'Avila, ne abbiamo avuto un saggio non più tardi di domenica scorsa con un grande carmelitano, professore universitario, morto in campo di concentramento, San Tito Ratzmann, canonizzato insieme ad altri nove domenica scorsa in piazza San Pietro per la volontà del nostro Papa Francesco. Questa mondizia, di cui anche qui è scritto qualcosa, in alto, beati mondi corti, per beati puri di cuore, questa mondizia o questa purezza non ha un riferimento con una teologia delle mutande, ma ha a che fare sicuramente con qualcosa di più, che è appunto la puritas cordis, la purezza del cuore. Quel cuore che ciascuno di noi deve imparare a custodire se veramente intende fare strada con la nostra Suor Maria di Gesù. Ella, per quanto le fonti ce ne hanno trasmesso, grazie anche alla ricerca accurata e meticolosa di Padre Rocco, con il libro che tutti sicuramente conoscete, che racconta non solo la storia del monastero, ma anche le vicende, per quanto umane, di questa giovane priora che comunque in questo luogo ha dato inizio insieme alla sua parentela, che comunque già
professavano un discreto tenore di vita, certamente siamo nel 1500 e quindi dobbiamo anche calarci nella sensibilità religiosa di quei luoghi, e che però non deve per questo allontanarci dal sentire della santità a cui il Concilio Ecumenico Vaticano II ci orienta. Ci orienta, perché comunque, ancora nelle parole di Papa Francesco domenica scorsa, la santità resta un cammino. Ed è emblematico che la santità, nell'espressione appunto del Papa di domenica, nell'omelia di domenica scorsa, si rivolgevano a tutti quegli stati di vita, se poi di stati di vita ancora si deve parlare, che però avevano una comune origine, l'origine appunto battesimale, l'origine di quella immersione pasquale di cui stiamo celebrando la quinta settimana di Pasqua. Sono in modo suggestivo e nei toni della suggestione propria della liturgia 7 le domeniche di Pasqua, anche se la conferenza episcopale ha voluto lasciare spazio all'ascensione del Signore, non valutandola come del resto doveva essere in una festa a parte nel giovedì precedente la Pentecoste, ma ad un tempo le cose nei nostri pastori arrivano un po' in ritardo. Sant'Ambrogio, io sono figlio di Sant'Ambrogio perché vengo da Milano, ho succhiato il latte ambrosiano, diceva che la Chiesa è sempre rappresentata come la sposa del Cantico dei Cantici, e la sposa del Cantico dei Cantici ogni tanto si assopisce, e lui già negli anni, diciamo, del suo periodo 300-400 amava dire: per forza la Chiesa è a immagine della sposa, dorme sempre. Quindi questa è una chiave di lettura che sicuramente fa parte purtroppo della lentezza con il quale poi si giunge a comprensione di determinate cose. Del resto i nostri percorsi, che hanno luogo oramai da più di qualche secolo, hanno visto tappe precise fino a questo momento, fino a questo istante. E noi siamo quelle pietre miliari, mi piace più parlare in tono fiabesco, quelli piccoli sassolini che appunto, come abbiamo anche ripetuto, ci riconducono con gioia alla casa del Signore. La favola di Pollicino noi la conosciamo tutti, no? Noi siamo quei piccoli sassolini o quelle pietre miliari, se tu vi piace, che ci condurranno, se Dio vuole, almeno a intravedere qualcosa di più concreto circa una realizzazione, una manifestazione, diciamo, di quanta santità in questo luogo c'è stata. E non dico soltanto di Suor Maria di Gesù, ma sicuramente di quante tante altre monache per più di tanti anni hanno professato il Carmelo in questa casa. E quindi sicuramente con questo grande, potremmo dire, introduzione, che sicuramente ci vedrà poi in questi giorni spalmare un po' anche l'approfondimento, il sentire di questo luogo, che non vuole essere soltanto, l'ho ripetuto e ribadito anche a volte, mi sentirete ripeterlo, non vuole essere soltanto la comprensione di quanto bene, di quanto affetto dobbiamo sentire. Parlo di affetto perché lei porta il nome di Suor, e Suor vuol dire sorella. La dobbiamo sentire una sorella, Maria di Gesù. Ed è indicativo che in una sintesi quasi asciutta, tipica del carisma carmelitano, abbia messo veramente i due nomi più importanti di tutta la nostra professione di fede: Gesù e Maria. Possiamo volere di più, potremmo accendere Giuseppe, ma lei stava già nella casa di San Giuseppe, quindi probabilmente non ha ritenuto opportuno aggiungere Giuseppe a questi altri due nomi che segnano appunto la nostra comune salvezza. Questo itinerario, ripeto, che noi iniziamo con gioia, avvertendo appunto la sororità, la sorellanza, se più vi piace, di Suor Maria, dobbiamo avvertirla naturalmente però non semplicemente con un grado di familiarità spicciola. Sì, è sorella. No. Perché ogni grado di familiarità ha a che fare con il sangue. E il sangue costa.
il sangue costa, i cilizi, le discipline, le penitenze che lo stesso Sant'Alfonso disse: piano sorella, piano. Tanto erano forti in questo luogo per mantenere viva la riforma che oramai già contava 200 anni dalla sua fondazione. Qui si voleva professare vita carmelitana secondo l'anelito originale di Teresa d'Avila, che già intendeva riformare l'ordine oramai appesantito dalle ragioni politico-religiose che in quel tempo purtroppo avevano delle alleanze meschine. E tutto questo sicuramente vede la nostra e vede noi ora in questo momento l'interrogativo intimo, l'interrogativo profondo appunto di questa sorellanza, o se vogliamo sororità più precisamente, deve portarci non a quel bieco modo tranquillo di intendere la familiarità che abbiamo con i santi in un atteggiamento di superstizione più o meno battezzata, assolutamente no. L'atteggiamento che appunto ci vede fratelli e sorelle di Suor Maria ha un fondamento, e qui vorrei parlare anzitutto ai signori sindaci presenti, che ringrazio perché rincuorano quantomeno la mia presenza di questa sera, non perché quella del parroco non l'abbia, ma il contesto religioso già ci ha segnato profondamente nella comune appunto identità sacerdotale, quella identità profonda familiare che ci vede anzitutto cittadini. Cittadini, esseri sociali. Non so se scandalizzo molte delle vostre persone, siamo anzitutto scimmie. E le scimmie vivono in branco. E le scimmie hanno bisogno di socialità. L'elemento primo che questa donna ha costruito è stata una comunità religiosa che con fatica, con l'aiuto sicuramente di grandi consigli del Santo Dottore Alfonso e sicuramente della compagnia fraterna e amicale di Gerardo, ha visto questa donna costruire una comunità. Costruire una comunità, e ce ne vuole per costruire una comunità, lo sa il parroco, quando ce ne vuole per costruire una comunità, quando salgo da città, si dice così, no, ma ho imparato, un po' di dialetto l'ho imparato. Da Milano, dopo quasi 15 anni sul territorio, qualche cosa di dialetto riesco a dire. E è importante anzitutto riaffermare la necessità che questa donna è stata anzitutto una donna e quindi una cittadina e quindi una donna anzitutto consapevole di un contesto sociale preciso e particolare nella quale si trova. Siamo nel Settecento. Il Settecento non è oggi, eh? Oggi sarebbe tutt'altra dimensione, lo dissi anche l'altra volta quando ci siamo riuniti così semplicemente per dare l'annuncio di questi giorni. Cosa ci siamo detti? Ci siamo detti una cosa molto ovvia, che nessuno di voi donne qui è venuto con 5 sottane e sicuramente i signori sindaci non sono venuti a cavallo, con diligenza. Cambiano i tempi. E se quindi cambiano fuori, dove noi non siamo venuti né a cavallo né con la cornice, perché magari se fossimo venuti a cavallo avremmo trovato anche i parcheggi, però è perché tanto perché queste strade sono state fatte con quella genialità che non è sicuramente la nostra. Se ci crediamo che non siamo più a cavallo o con 7 sottane o con i boccoli, un po' come lì viene raffigurato il nostro qui, allora dobbiamo un po' anche convertire la Chiesa ad una identità che non sia settecentesca, che non sia un baroccume più o meno accompagnato, ripeto, dalla benedizione ecclesiastica, come spesso avviene, quando dobbiamo mantenere lo status quo per corrompere la buona fede della gente, noi altri chierici, quanti ne abbiamo fatte. E non è un giacuso, è la verità storica. Allora capite bene che dobbiamo un po' convertirci, dobbiamo un po' reinterpretare, ripensare, rivalutare. Che cosa? Anzitutto la storia. Anzitutto la storia. Siamo qui perché siamo uomini e donne di questo tempo, non del Settecento, non di contesti storici che comunque hanno a che fare con un passato, seppure
nella lettura, nell'approfondimento, nello studio. Ma siamo uomini e donne del 2022. E quindi nel 2022, come si professa fede cristiana? Come si annuncia, nel mio caso, fede cristiana? Come si amministra cosa pubblica? Come si vive la dimensione domestica? Qualche nonnina, forse con qualche capello bianco, si ricorderà magari ancora il camino, magari neanche la stufa, no? Ancora oggi la stufa, i fornelli, no? Quando magari dovremmo usare anche una terminologia più adeguata, perché fornelli, stufa, probabilmente ha a che fare anche quello con un linguaggio magari che ancora non abbiamo trovato, perché ancora chiamiamo la stufa, ancora chiamiamo i fornelli, vedete come siamo ancora antichi, come siamo rimasti anche nel linguaggio lontano da un mondo anche che cambia e che necessariamente ci porterà, lo dicevo anche ai vostri giovani, non voi, ma della nostra diocesi, non so se lo sapete, ma sicuramente da qui a 10 anni le gite scolastiche si faranno sulla Luna. A Bari, lo dissi già in altri contesti, a Bari ci sono già dei conto correnti dove tu puoi depositare dei soldi per eventualmente pagare delle navette che da qui a 10 anni, e 10 anni passano presto, ti possono condurre sulla Luna. Ci sono già le navette pronte. Le gite scolastiche, invece di andare a Pisa, a Orvieto, a Urbino, per esempio di Pascoliano, no? Andiamo sulla Luna. I nostri giovani andranno sulla Luna a fare la gita scolastica. 10 anni mo. 10 anni fa, sono arrivato in questa terra nel 2006. Ma voi vi ricorderete tutti, avete più o meno la mia età, no? Qualcuno? Avete più o meno la mia età. Ricorderete che ci stava quella sera il televisino, no? 2001 disse nello spazio, no? Siamo nel 2022. Carosello, ma provate ad andare a un giovane a dirgli tan 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 tan. Se vai da un giovane e dici a un giovane oggi, guarda, io ho fatto storia nel mio vissuto, non andavo a letto dopo Carosello, e tutti sappiamo che cosa vuol dire, ma il giovane ti guarda e dice, ma... Eppure, tutti quanti più o meno sappiamo che cosa vuol dire andare a letto dopo Carosello. Capite? C'è un linguaggio, un modo di vedere, un modo di pensare che deve necessariamente aggiornarsi. Perché? Prima di tutto perché lo vuole il Concilio. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, sono passati 60 anni, la mia età, ma non tempo, faccio 60 anni. Sono passati 60 anni e noi ancora un concilio. Sappiamo quali sono le costituzioni dogmatiche del concilio. Quando dite professo la Chiesa a una santa cattolica apostolica, è quella Chiesa lì che professate, mica quella del concilio di Trento. 4 costituzioni dogmatiche, le conosciamo? A memoria vanno conosce. Se no che dici credo la Chiesa a una santa cattolica apostolica, bla 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 bla. No, la controriforma operata da Teresa d'Avila, che si innervava in un contesto storico preciso, che era quella della Chiesa dopo la scoperta dell'America, perché si erano resi conto che dall'altra parte del mondo non c'erano soltanto animali e scimmie, ma c'erano anche cristiani, poi li hanno fatti ridiventare animali e scimmie perché non si volevano far battezzare, ma questo è un altro discorso, magari lo riprendiamo in un altro momento. Capite? Quanta necessità c'è di ripensarci, di riformularci, di aggiornarci. Questa è la parola. Secondo,
La prima parola che il Concilio dice qual è? Dialogo. Dialogo e aggiornamento. Quella santa anima di Giovanni XXIII gli si è fatto schiattare il fegato per questo. Dialogo e aggiornamento. Dialogo e aggiornamento. Queste sono le parole d'ordine, le colonne portanti il Concilio. E se noi siamo qui oggi è perché vogliamo vivere questo Concilio, perché l'onore che dobbiamo alla nostra concittadina, mi permetto di dire nostra, ma abbiamo anzi, la nostra concittadina, è perché dobbiamo ripensarla, la nostra cittadinanza, la nostra appartenenza a questo mondo, perché se no il Carmelo è semplicemente un'ipotesi. Le nuvolette che mettevano i santi lì in mezzo alle nuvole, tutte queste cose, è perché la visione religiosa era una visione esclusivamente disciplinare barra ascetica. Ma ora l'ascesi è cambiata nel Concilio, meglio, si è aggiornata. Cielo, sì, sì cielo, ma se c'è anche la terra, terra, sì, sì, certo, terra, ma se c'è il cielo, cielo e terra, non sono una cosa, umano, divino. Cristo Gesù, non solo cielo o solo terra, e non solo terra o solo cielo. Queste schizofrenie che hanno distrutto l'identità cristiana e hanno, non si sa, mietuto quanti martiri, anche nel Novecento. E non dico martiri di sangue, martiri di coscienza, perché non sapevano più se rivolgersi solo al cielo o se rivolgersi soltanto alla terra, e sono nate così le eresie. Le prese di posizioni assolute, così sono nate le rivoluzioni, a questo punto le rievoluzioni, più che le rivoluzioni. Il ripensamento che nasce sempre dal basso, il ripensamento che nasce sempre dal popolo, il ripensamento che nasce sempre dal popolo di Dio, che appartiene a Dio. La nostra non è semplicemente Suor Maria, ma Suor Maria di Gesù, che appartiene a Gesù, che è di Gesù. Capite? Un criterio di appartenenza forte, come voi dici tu di dove sei, sono di Ripacanta, appartengo a questo paese, sono di questo paese. La mia storia è qui, il mio sangue è qui, i miei parenti sono qui, i miei nonni vengono da qui. Di Gesù. E chiudo ricordando che questa cittadinanza che viene comunque espressa nei toni che insisterò che vorrei che voi pensaste e valutasse, ed è per questo sono felice della presenza dei vostri sindaci, sicuramente di voi, loro sono la rappresentanza, ma voi siete poi l'espressione forse più, diceva colorata, l'espressione più colorata e colorita, il sale e il pepe di questa città. Il sale e il pepe di quello che naturalmente è ciascuno di voi. Il peperoncino, visto che siamo al sud. Il peperoncino che va a sentire in quei punti bassi, diciamo a muove più rapidamente, più significativamente. E se no ci addormiamo in questi paesi. Vanno a Fernisci, si dice Fernisci pure. Come si dice? Vanno a finire. Vanno a finire. Così. No, alla francese, no, va bene, meno male. Eh sì, certo, il sud andrebbe ripensato. Le mire espansionistiche di un popolo che naturalmente militava al nord con delle presunte visioni dovrebbe essere quantomeno ripensato e riadattato nella coscienza appunto che ciascuno di noi ha di questa terra e che dovrebbe riappropriarsi di questa terra, riappropriarsene profondamente, intimamente, per non guardare appunto a dimensioni partitocratiche, perché i partiti finiscono, ma la dimensione politica, polis vuol dire città, tu da che città vieni? E volevo finire con questo, poi mi sono un po' dilungato come di solito. San Paolo ricorderà ai cristiani di Corinto, che non erano poi dei cristiani tanto cristiani, infatti ci scrive
scrive due lettere per questo. Dice: ricordatevi che anzitutto siete cittadini del Vangelo. Cittadini del Vangelo. Che i vostri connotati, il vostro DNA è evangelico. Domani ci diremo qualcosa su questo. Abbiamo detto cittadini, domani diremo cittadini del Vangelo. Diremo, abbiamo detto Suor Maria di Gesù, domani diremo cosa comporta questa cittadinanza evangelica che ha un fondamento battesimale e che per ciascuno di noi, ringraziando Dio, giustifica i vostri passi, santifica i vostri passi, santifica, permettetemi, i nostri passi, anche i miei, di cui sento tanto il bisogno e di cui l'intercessione, appunto, che domandiamo a queste sante carmelitane che qui hanno vissuto e anche, perché no, in toni di messi, ma sicuramente domandiamo alla preghiera, come domandiamo del resto ai nostri defunti, la preghiera, perché il processo di santificazione mio, il processo di santificazione tuo, il processo di santificazione, se vogliamo, di Suor Maria, cominci adesso. Adesso, come mi stai ascoltando? Mi stai ascoltando nel nome di Cristo? Come sto parlando a voi? Sto parlando a voi nel nome di Cristo? Comincia adesso la santità. Adesso comincia la santità. Non domani, non ieri, non dopodomani. Comincia da questo momento. Come partecipo a questa Eucaristia? Come sono presente al Divino Sacrificio? Come ho ascoltato la parola di Dio? Qui è, santità è qui, senza le nuvolette, cielo e terra, terra e cielo, in comunione, Cristo Gesù, Gesù Cristo. Questo è l'elemento fondativo su cui ci impegneremo, a Dio piacendo, io con voi e voi con me.
fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne delizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. Non vi spaventate delle spalle, perché l'avete appena detto, eh? In alto i nostri cuori. Rivolti al Signore, a Lui orientati. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria al Signore e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova e l'uomo e la donna ritornano alle sorgenti della vita. Per questo mistero nella l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli, dei santi e delle sante canta l'inno della tua gloria.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito. E gli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero, conferma della fede e dell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Suor Maria di Gesù, che oggi è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio che dà
i peccati del mondo. Grazie.
Preghiamo. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. La partecipazione al mistero della redenzione ci dia l'aiuto per la vita presente, ci ottenga la felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, a questo punto io, adesso abbiamo ringraziato, abbiamo reso grazie a Dio per tutto, Dio Padre, per tutto quello che il Signore ha fatto e fa e continua a fare nella nostra vita. Adesso facciamo voi ringraziamenti anche a coloro che hanno permesso queste tre giornate, che mi auguro che siano tutte e tre così partecipate, vissute, veramente. Io sono 8 anni, cioè a ottobre faccio 8 anni che mi sono portato, credo che sono qua, faccio il parco. Io non mi sopporto perché mi voglio bene, insomma, perché non è questa la verità. E ho aspettato questo momento veramente con tanta grazia, ho pregato tanto per questo, perché questi giorni fossero presi e fossero voluti soprattutto dal popolo, dal basso, come diceva Padre Cesare. Perché se siamo qui questa sera non è grazie a Don Francesco, non è niente grazie a Don Francesco. Dobbiamo dare grazie a chi ha voluto questi 3 giorni. E io avete avuto voi popolo, ma dico Donato Chiarito, il primo, poi c'è Mauro Piccione che stiamo dover a fare una testimonianza, poi ci sono Lucia e Maria Antonietta che sono. Hanno combattuto, hanno voluto queste giornate, il sindaco, hanno voluto, non per captazio benevolenza, perché il sindaco anche lui ci ha tenuto ad essere presente a questo momento bello, particolare per la nostra comunità, perché è veramente bello questo momento, adesso si allungherà un po' il brodo, insomma, perché è veramente bello, perché insomma ci fa scoprire una figura bella. E come ci diceva Padre Cesare, questi giorni, ma è venuto mercoledì, il primo mercoledì del mese, perché lui ogni primo mercoledì del mese verrà a farci una catechesi durante la celebrazione eucaristica, farà una catechesi, e sono belle le catechesi di Padre Cesare, veramente riscopriamo la nostra vita cristiana, riscopriamo il nostro battesimo, riscopriamo tutto ciò che ci fa essere qui questa sera, insomma. Questa è la cosa importante, bella, che dobbiamo veramente cercare di vivere, una cosa vissuta veramente, che oltre che a partecipare, ma anche vissuta. E quando una cosa nasce dal popolo è difficile distruggerla, difficile, perché nel popolo, come si diceva prima, vox populi, vox Dei, voce del popolo, voce di Dio, anzi poi si usa in modo quelle volte, insomma. So, ci sono le calunnie, ci sono le cose brutte, noi usiamo per le cose belle. Quindi questa sera siamo qui perché la grazia del Signore ci ha riempiti e ci vuol far essere canali di grazia. Questi canali possono essere d'oro, possono essere di argento, possono essere di bronzo, possono essere arrugginiti, di ferro, possono essere, insomma, come me, bucherellati, esce fuori dalla grazia tante quelle volte. Però siamo canali tutti quanti di una grazia bella che ci ha trasmesso sulla Maria di Gesù e continua a trasmetterci. Ecco perché abbiamo bisogno ancora di far conoscere questa persona, questa donna meravigliosa, diciamo questa santa, per noi è già santa, per noi, per il popolo di Riva Candida è già santa, non ancora, ma è già santa, anche se c'è la comunione dei santi, insomma. Dobbiamo riscoprire anche queste, poi cioè, ci sono tante cose da dire, insomma, non è che praticamente secondo, quando diciamo la comunione dei santi, il primo novembre, diciamo la comunione dei santi, noi pensiamo che i santi sono alla parola opposta e che noi siamo all'altro posto. No, la comunione dei santi siamo tutti qua, racchiusi. Quando Paolo scrive le lettere romane, correggimi se sbaglio, quando scrive la lettera ai romani, ai santi della città di Roma, insomma, non è che dice.
fratelli e ai santi, dice già non è che erano santi, ma bisogna intenderci che significa santità. Ma questo lo farà padre Cesare, lo saprà fare meglio di me, soprattutto questo. E ringrazio allora il sindaco di Pagandia per la sua presenza qui questa sera, e quindi già ho detto il motivo, quindi grazie veramente di cuore. E poi di cuore ringrazio il sindaco di Pesco Pagano, il dottor avvocato Giovanni Carnevale, ringrazio di cuore. E ci dispiace perché non sia presente Don Biagio, ma Don Biagio purtroppo ha contratto il virus, il Covid, quindi preghiamo per lui perché veramente si risolva subito questo suo momento di prova, insomma, perché tutti quanti abbiamo provato, non tutti, non ancora, grazie a Dio, ma hanno provato molte persone con solo questo, ma continuiamo a pregare, insomma, anche per le persone che sono ammalate, per le persone che muoiono per questo, per il Covid, continuiamo a pregare perché, insomma, veramente ne abbiamo bisogno, perché il Signore veramente ci aiuti. E poi il sindaco di Muro Lucano, il dottor Giovanni Setano, questo Setano, ringrazio di cuore per la sua presenza, per questo legame forte che Suor Maria di Gesù aveva con San Gerardo, che ha con San Gerardo, perché sono tutti e due del paradiso, sono qui presenti in mezzo a noi adesso, più presenti prima che ora, sono più presenti. E quindi anche diciamo, c'è stata la prova di questo incontro tra San Gerardo e Suor Maria di Gesù, io te lo racconto, queste grafiche, mentre Gerardo e Suor Maria di Gesù stavano parlando, si è invocato su San Gerardo e ha fatto questo prodigio, insomma, non chiamavo miracolo, perché corregge, nel Vangelo non c'è scritto mai miracolo. Sì, non miracolo, però ci sono i miracoli, sono i segni. I segni sono una cosa. Dato un miracolo, e non vi scandalizzate di questo, perché il segno richiama più di un miracolo. Comunque dopo, se il padre Cesare avrà la bontà di spiegarcelo, di dircelo, sarebbe bello, insomma, un miracolo, un segno, ma vediamo, insomma, vogliamo metterlo, insomma, io sono qui per i segni, non per i miracoli, quindi se io avessi un cancro, il Signore facesse più un segno, mi desse più un segno che un miracolo. Questo, però giustamente tu dici che fatti così perché non ce l'hai, quindi giustamente è così. Però il segno è molto più, va avanti al miracolo, oltre il miracolo. Adesso noi faremo il canto finale, ci sarà la benedizione, faremo il canto finale, poi dopo ci saranno le testimonianze, giusto? Le testimonianze. Ah, cioè prima la vita di Suor Maria di Gesù, interpretata da Angelica D'Antonio, Angelica Pia D'Antonio, e poi qui, prima i soldi del Signore, prima i valori, per quanto sarà scelto, c'è testimonianza, c'è, allora, un saluto dei sindaci, facciamo un piccolo saluto dei sindaci, perché sennò la mancia è un po' verso le grandi greche, ok, e adesso cominciamo, chi vuole iniziare? Prego. Grazie, piccolissimo, saluto a tutti, arrivederci. Va bene così. Scherzi a parte. Don Francesco ringraziava noi, in realtà chi va ringraziato veramente tanto proprio Don Francesco, perché se queste cose sono possibili perché c'è Don Francesco? Magari un altro sacerdote avrebbe anche voluto dire. Non lo so, quindi grazie Don Francesco, grazie padre Cesare, grazie al nostro vescovo che non è potuto venire questa sera ma è vicino a noi, ci sarà venerdì, e grazie a tutti voi perché padre Cesare lo diceva prima, siete, come hai detto, il fulcro. Il sangue della comunità, il peperoncino, perché è proprio così, il popolo è l'entità vera, perché se non ci fosse il popolo non ci sarebbe nessuno. E grazie a voi che siete qui per onorare
una nostra concittadina, la nostra suora santa, perché così venne definita nel 1803, quando morì. Morì in concetto di santità, le sue consorelle già ne riconoscevano la santità, senza, come anche la riconosciamo noi oggi. Poi magari in questi giorni avrete modo di ascoltare tante cose. Per noi, per me, è già santa Suor Maria di Gesù. È nostra concittadina, sì, ma è dire di più. È concittadina, mi verrebbe da dire italiana, in realtà no, forse, ma del sud Italia sì, di quello che fu il Regno di Napoli sì, perché in questo luogo, in questa chiesa, nel convento, l'attuale sede del comune, qui sono passati santi e politici che hanno fatto la storia del Regno di Napoli e che hanno forse fatto anche la storia d'Italia. Padre Cesare, io concordo, prima diceva che la storia del Sud va rivista, e va rivista non solo una volta, forse va rivista parecchie volte, e forse partendo proprio da Suor Maria di Gesù, dal suo insegnamento, dalle nozioni, dai consigli che ha potuto dare ai vari emissari del Re Carlo quando venivano a Rima Candida per definire le questioni ecclesiastiche. Non so se tutti lo sanno, ma venivano gli emissari del Re di Napoli a Rima Candida a parlare con Suor Maria di Gesù per definire le questioni ecclesiastiche del Regno di Napoli. Regno di Napoli che andava da Civitella del Tronto a Lecce e alla Sicilia. Quindi Suor Maria di Gesù era una personalità importante. Dovremmo tutti noi, io invito tutti a leggere il libro di Padre Rocco. A me ha lasciato un segno indelebile. Io ho letto tante di quelle cose che non conoscevo e un po' ha cambiato anche forse il mio modo di pensare. Leggetelo. Vi renderete conto che in questi luoghi sono successi negli 80 anni, 70 anni di priorato, si dice, cose straordinarie, ma non solo Suor Maria di Gesù, anche delle altre sorelle. Non mi dilungo. Saluto i miei colleghi, amici, mi permettete di dirlo, fratelli in Suor Maria di Gesù, perché le nostre comunità sono gemellate in Suor Maria di Gesù, ci accomuna questa grande figura, e spero che questa figura possa ancora di più unire le nostre comunità, proprio il nostro cuore, che è quello lì, con quello di Vescovagano e di Murugano. Quindi faccio gli auguri a tutti noi per questi tre giorni, spero che possano essere, sono sicuro che saranno belli, piacevoli, e credo che un po' trasformeranno il nostro cuore positivamente. Io ne sono sicuro. Passo la parola ai miei colleghi. Buonasera, io voglio ringraziare i primis, ringraziando tutti voi, il sindaco di Rima Candida, voglio ringraziare Donato, con cui spesso ci sentiamo per le vie brevi, e voglio ringraziare padre Cesare e don Francesco. Padre Cesare ha fatto una splendida omelia, sono stato molto attento, è stata un'omelia davvero appassionante. Mi hanno invitato a questo evento, non vi nascondo che ho avuto un po' di emozioni. La vostra segretaria comunale, che prima di essere vostra segretaria comunale ha avuto un passaggio da noi, è stata anche segretaria del comune di Vescovagano, mi ha appunto parlato di Suor Maria di Gesù, così come lo ha fatto Donato. Suor Maria di Gesù è originaria di Vescovagano, ma a 15 anni lasciava la nostra comunità
Veniva tra l'altro da una famiglia anche molto agiata, lasciava la nostra comunità per recarsi qui dove lo zio aveva edificato questo convento e dove poi lei ha diciamo, incontrato in maniera importante la Madonna e con la quale ha stretto un legame di grazia veramente importante. Quando Sant'Alfonso venne qui la prima volta, disse una cosa che ha colpito anche me oggi venendo qui, che è rimasto sorpreso dal fatto che su una rupe fosse nato un garofalo così bello. In effetti, quando si entra in questa chiesa di Cristina, che mi faceva vedere le gradi attraverso le quali le suore che tra l'altro vivevano anche del voto di castità, le suore ascoltavano la messa, beh, questo è il segno grande di quanto fosse davvero vissuta la fede in quel momento. Un momento in cui, come Don Cesare ricordava, forse anche in maniera troppo austera, ecco. Tanto che Sant'Alfonso disse di cambiare un poco anche questo atteggiamento così afflittivo e inflittivo, suggerendo un attimo di riflessione. Quella riflessione che padre Cesare diceva deve accompagnare le emozioni, deve accompagnare anche, secondo quelle che erano appunto i diktat del Concilio, debbono seguire di pari passo l'evoluzione della società. Non ci si può immaginare di rimanere radicati a fenomeni che, per quanto di sofferenza, non fossero l'unico modo per significare la cristianità o la vita e la fede in Dio. Però è vero che forse sotto alcuni aspetti adesso abbiamo molto accelerato. Io mi ricordo che quando ero piccolo noi, il nostro parroco, all'epoca Don Ciro Guerra, che tutti conoscete, ci insegnava il valore del fioretto, cioè quanto poteva essere importante un momento di sacrificio, rinunciare a qualcosa che per noi era importante per significare un po' la sofferenza che il Signore del cielo di Gesù aveva avuto sulla croce. Oggi non è più così, purtroppo nella fede c'è sempre meno sofferenza da parte di noi fedeli, è tutto un po' scontato. Io mi auguro che questa suora sia di insegnamento a tutti noi. Quando il vostro sindaco diceva ci unisce in tre comuni, io mi auguro che presto anche noi tributeremo un segno di riconoscimento a questa sorella che aveva una spiritualità davvero importante, riconosciuta già all'epoca sia da Sant'Alfonso che da San Gerardo quando si incrociarono le due spiritualità di San Gerardo e di Santa Maria di Gesù, consentitemelo, in quella circostanza addirittura ci viene detto che furono legate, che ora, mi diceva il sindaco, sono a San Gerardo. Quindi io mi auguro che noi impariamo un po' di più il sacrificio, non quello che sicuramente hanno fatto queste giovanissime suore all'epoca, ma quello che serve per dare un segnale di fede. Grazie a tutti voi per questo. Buonasera, ben ritrovati. Vi porto i saluti della mia comunità, Lucano, la città di San Gerardo Maiella. Saluto ovviamente tutta l'amministrazione comunale, il sindaco di Pagani, che vi ringrazio per avermi invitato, sono con il collega Vescovo Pagano. Permettetemi di salutare padre Cesare e don Francesco. E
ringrazio veramente per avermi invitato in questo momento così importante. Io devo dire la verità, non conoscevo e non conosco bene Suor Maria di Gesù, una figura che vorrò scoprire da oggi in poi, anche perché diciamo, in questo luogo così particolare si respira la storia di quello che è successo alla vostra concittadina, al mio concittadino, al nostro concittadino San Gerardo Maiella. E io credo, prima si parlava di sud, ho apprezzato molto le parole di padre Cesare, e credo che sia proprio questa la soluzione alla visione futura di quello che deve essere il nostro sud Italia, le nostre comunità, la contaminazione della nostra cultura, le nostre radici che diventano il punto di riferimento per una visione diversa. E questa storia accomuna le nostre comunità, che mi permetto di dire in qualche modo ci fa ritrovare in un percorso che già stiamo facendo con i colleghi, perché di Pacani, da Vulcano e Vescovagano in qualche modo condividono una visione politica, una visione territoriale. E questo che abbiamo fatto qui oggi, incontrarci, discutere, raccontare, come dire, ci rende ancora più forti verso quella che è la visione che dobbiamo continuare a costruire. Quindi invito le nostre comunità a condividere questi momenti, a condividere la storia, a condividere quello che è l'insegnamento di Suor Maria di Gesù e del nostro San Gerardo Maiella. Io vi ringrazio ancora e vi auguro una buona continuazione. Oh, grazie. Adesso c'è la vita di Suor Maria di Gesù, interpretata da Angelica D'Antonio. Sono nata nell'anno 1723 a Vescovagano. Mi chiamo Felicia Ragno, figlia di Cesare e di Camilla Rossi di Lima Candida. Fin dalla più tenera età trovavo più piacere nella preghiera e nel silenzio, piuttosto che nei giochi della mia età. Rimasi presto orfana di padre e venne accolta prima dallo zio materno arciprete Don Giovanni e poi dallo zio Don Giambattista Rossi a Lima Candida, che mi ha guidato ad esercitarmi nella pratica della preghiera e della virtù. All'età di 15 anni iniziavo l'anno di noviziato nel monastero fondato dallo zio Giambattista secondo la regola di Santa Teresa d'Avila. Cambiai il mio nome in Suor Maria di Gesù della Santissima Trinità. Facevo parte delle Carmelitane Scalze. Iniziamo la mia vita monastica e nell'aprile del 1748 venivo eletta come prima priora. Ricoprirò questo incarico in diversi periodi della mia vita religiosa. Dopo qualche anno dall'elezione, Alfonso degli Buoni, uomo ritenuto santo, dopo aver fatto una missione a Melfi, venne nel nostro monastero di Lima Candida. Ci incontrammo e rimasi colpito per la santità di questo luogo. Scrisse a noi suori diverse lettere. In una lettera datata 1753 dice: vi prego di pregare per me, ciò che Gesù Cristo mi faccia conoscere, quello che ha da fare per compiacerlo, e mi dia la forza di farlo. Nel 1571 anche San Gerardo Maiella è venuto a visitare il nostro monastero e discutemmo di cose divine, sul merito che ha Gesù ad essere amato. San Gerardo si sollevò da terra in estasi e tenendosi alle grate, queste si torsero come se fossero di cera. San Gerardo, bontà sua, scrisse che era una monaca che Dio amava assai. Mi sono dedicata completamente ad una vita di privazione, obbedienza, carità e povertà, fino alla morte, il 18 maggio 1803. Adesso ci sarà la testimonianza di Mauro Piccione. No, c'è. Ah, c'è un'altra prima. Sì, adesso non è presente se chi ha scritto questo. Il nipote di questa persona che è defunta adesso. Questa persona è defunta. Era Giorgio Pietro.
Mi dispiace non essere con voi questa sera per portare la testimonianza di chi ha vissuto il fatto della fuoriuscita del sangue dal muro in prima persona. Ma ti posso solo dire che mio nonno, Gerardo Petrizzi, era una persona schiva e sincera, come molti lucani, e non parlava quasi mai di questo accaduto. Le storie raccontate da mio nonno erano belle, strane e commoventi, esposte rigorosamente in dialetto che per me ancora oggi è musica. Erano racconti di migrazione e ritorni, di lavori difficilissimi da risolvere in capo al mondo, di amicizie solidali, di sofferenze condivise, di feste e chitarre. Ma quando gli chiedevamo di raccontare la storia della suora, lui si faceva serio e spaventato. La voce si irrigidiva e non arrivava quasi mai in fondo al racconto senza essersi commosso. Lui ed il suo collaboratore Cialdella, agli inizi degli anni 50, stavano lavorando nella chiesa delle monache per aprire una porta nel muro della cripta. Ma da subito si nota qualcosa di strano. L'intonaco sopra il voltino faceva fatica ad asciugare e quindi a stare aggrappato. Problema abbastanza comune, risolvibile picozzando il muro per fare presa alla malta. Ma dopo le prime picozzate si è visto comparire un rivolo di sangue fresco dal buco del muro. È qui che mio nonno capisce di essere davanti a qualcosa di grande ed incomprensibile e scappa incredulo e spaventato, senza mai più voler ritornare sul posto. Quello che mi ha colpito era lo stupore ed il coinvolgimento con cui esponeva il fatto anche a distanza di 30 o 40 anni dall'accaduto. E solo ora capisco che quello era il sentimento di una persona semplice, che non si sentiva all'altezza, si sentiva troppo piccolo per poter testimoniare un fatto così grande e misterioso. E se ci pensiamo, come dargli torto? Chi di noi si sarebbe sentito adeguato anche al giorno d'oggi? Ma perché proprio a me, sarebbe la domanda che ci faremmo e che probabilmente si faceva mio nonno. Eppure, se stiamo ad analizzare le manifestazioni divine accadute nella storia, sono sempre capitate a persone semplici e di valore, come in fondo era mio nonno. E mi viene da dire, cavolo nonno, eri proprio la persona giusta a cui poteva capitare una cosa del genere. Chi meglio di te, in quegli anni di devastazione e rinascita del dopoguerra, incarnava lo spirito di sacrificio e la sofferenza di chi ha dovuto lasciare la propria terra per cercare lavoro e stabilità per la propria famiglia. Ecco, questo è il modo in cui io leggo il fatto capitato a mio nonno e che lega indissolubilmente me e la mia famiglia a questo bellissimo paese che è Ripa Candida. Gerardo Dino Petrizzi. Adesso se la segretaria del comune dovesse voler dire no, quando buscate. Se vuoi. Non è nata, non fai del male. Grazie a tutti, ogni volta un'emozione per parlare di questa cosa che mi è successa. Io voglio immaginare Suor Maria affacciata a quelle grate, mentre guarda le autorità, il clero e il popolo che si è unito per renderle omaggio. Questa è una cosa bellissima. Come ho conosciuto Suor Maria? L'ho conosciuta una fase molto delicata della mia vita. Il 28 novembre
novembre del 2018 tolgo un neo dietro la schiena. Dopo qualche giorno mi chiamano e mi danno la notizia che quel neo non era un semplice neo, ma era un melanoma. Ti crolla il mondo addosso, ovviamente, cosa che non ti aspetti. Però, avendo già una fede, ho detto al Signore: aiutami, stammi vicino, dammi mezzi per superare questa cosa. Parlando con mio fratello Don Guerino, che conosceva già Donato e Don Francesco, che alcune volte lo aveva invitato qua in Pacandita per la festa di San Gerardo, venne a conoscenza di questa famosa chiesa delle monache e di questa suor Maria di Gesù che vi era seppellita, e chiedo a Guerino di portarmi a Riva Candida. Veniamo a Riva Candida il 28 dicembre. Io ero in attesa di essere chiamato per la seconda operazione, che consisteva nel sapere, nel vedere se il tumore si era esteso nel corpo. Quindi vengo qui in quella fase che doveva essere quella più brutta dell'attesa, quando uno riceve una diagnosi di tumore, sai, ma non è bello. Però io vengo con una tranquillità, proprio una tranquillità. Entro in questa chiesa, entrando in quella cripta, è svanito tutto, ma proprio tutto. Sapete cosa vuol dire entrare lì e non pensare neanche più alla diagnosi che ti avevano dato di avere un tumore, non pensare neanche più che tra qualche giorno saresti stato chiamato per fare il secondo intervento. Ero tranquillo, sereno, avevo conosciuto Suor Maria di Gesù, che subito è entrata nella mia vita. Subito ricevo la chiamata, vengo ricoverato il 7 gennaio, l'8 gennaio mi operano. L'operazione è andata benissimo, io ho una cicatrice di 28 punti dietro la schiena, ma io a volte mi facevo scattare le fotografie alla schiena per vedere se veramente ce l'avevo. Io non ho mai accusato un dolore, un fastidio, nulla. La mia ferita era inesistente, pure c'è. Quei 28 punti ma ci stanno. In ogni momento della mia malattia, se così posso chiamarla, perché a volte mi vergogno pure a dire ho avuto, ho un tumore, non lo so. Io non ho avuto nulla. Io quello che ho avuto l'ho affrontato con Suor Maria, consapevole che lei era al mio fianco, lei è al mio fianco, oggi lo sarà sempre, qualsiasi cosa succederà, se succederà. E questa tranquillità mi ha affiancato, mi ha accompagnato fino al giorno in cui andai a togliere gli ultimi punti e mi venne consegnato il referto. Era tutto negativo. Il tumore non aveva intaccato nulla. E mi ricordo ancora il professor Monti, che quando mi lesse il referto mi disse: signor Piccione, per lei finisce qua, torni a casa e stia attento a prendere il sole. Quel tumore tanto che si è trasformato in questo. Non lo so che cosa mi riserva nel futuro. Quest'anno sono 4 anni che l'ho tolto, perché io l'ho tolto. Non lo so, ma so che non sarò mai solo. Non sarò mai solo. E come Suor Maria mi è stata vicina in quel periodo, mi è vicina oggi e mi sarà vicina sempre. Non ho paura di niente, veramente, lo dico con il cuore in mano. Sono tranquillissimo, ho fatto gli ultimi controlli qualche settimana fa. Come se non ci fosse mai stato. Tutto pulito, grazie a Dio e grazie all'intercessione di Suor Maria, perché per me Suor Maria è santa. Per me Suor Maria è santa. E vi auguro veramente con tutto il cuore che voi possiate far entrare Suor Maria nella vostra vita.
perché avere Suor Maria nella vostra vita e avere un'amica e avere, non so, una mamma, sapete quando stai a casa solo e parli, ma con qualcuno? Io tante volte mi vengo qua nella cripta e ci parlo tranquillamente come se sto parlando con una persona presente. Voi che avete la possibilità di vivere a Roma Capitale, io cerco di venirci più spesso come possibile, lo vedete, mi sono comprato anche casa qui a Roma Capitale proprio per sentirmi cittadino di Roma Capitale, perché ormai per me cioè Roma Capitale è la mia seconda casa, perché in questa terra io veramente ho trovato la pace, la forza e la consolazione a tutto. Quindi voi che avete la possibilità, fate visita a Suor Maria, quanto la potete, venite a trovarla, parlatela con lei e fatela conoscere, perché veramente avete l'onore di custodire nella vostra terra il corpo di una santa. Grazie a tutti. Mi hanno tirato così, sono fuori questa mattina e quindi per lavoro non ho potuto preparare nulla, per cui invoco lo spirito che guidi le mie parole, perché mi sento anche la responsabilità di questo momento e la mia guida spirituale che mi conosce da un po' ha ricevuto spesso, ecco, come si dice, confidenzialmente, ecco, delle piccole manifestazioni o segni, volete chiamarli. Quello che io posso dire come testimone è già scritto negli atti del processo iniziato all'epoca di canonizzazione e beatificazione. E io spero che queste persone da me invitate vogliono venire a dirlo, perché quello che io posso raccontarvi e testimoniare è qualcosa che riguarda la mia vita spirituale, o anche di comunità, di relazione. Quando ho conosciuto lei e ho scoperto attraverso il vostro caro, lo chiamavate Don Peppino, un arciprete che aveva rinunciato a tanto, però amava il suo paese ed era forse poco compreso. Questo mi è stato raccontato da chi conosce più di me della sua vita, perché ho provato a divulgarla e per questo so. Mi ha portato, il primo giorno che sono venuta al lavoro, tornavo da Varese, mi ha portato dei libri della sua vita e la prima cosa che mi aveva detto era: qui è sepolta una grande santa. E mi lasciò libri, quindi ho letto questi libri, che a quanto pare sono anche un poco noti, però dicono delle cose che a me hanno toccato moltissimo e anche sentendo, come si chiama quella bellissima ragazza, Angelica. Ecco, questo stupore, lui me lo raccontava ogni giorno, diceva: Dio è stupore. E io ero in una fase delicata, avevo perso i genitori da pochissimo, giovanissimi, perché mia madre è morta. Per quello che lui mi ha raccontato, ma io non la conoscevo Suor Maria, e io l'ho vista, la sofferenza, e non era sopportabile. E invece è morta, di melanoma. Sulle spalle, io l'ho vissuto con lei a San Giovanni Rotondo, non avevo una fede così grande da poter, ho chiesto sì, ma forse la mia intercessione non è stata sufficiente, oppure non era la sua volontà, non lo so, il Signore decide della nostra vita. In ogni caso, lui mi raccontava ogni giorno di lei e quindi ha suscitato una grande curiosità. Quando ho letto di lei e di questi incontri con San Gerardo e Sant'Alfonso di Liguori, perché io ammetto onestamente, conoscevo poco, ho sempre vissuto fuori, sono tornata qui per la prima volta vivendo in Basilicata dopo tanti anni, non di esilio, di studi fuori, di lavoro in Lombardia. Quindi non conoscevo nulla della mia terra ed è stato il primo approccio anche in una comunità molto piccola. Io venivo già da comuni più grandi, cioè voglio dire, mi sembrava quasi un tuffo. Era un po', insomma, è stato duro, in quel periodo è stato davvero duro abituarsi, immagino anche per te, no? Cioè, abbiamo dovuto conoscere.
questi costumi così silenziosi ma a volte di grande sostanza. Io poi lavoro e per la mia funzione istituzionale, ormai sono 21 anni, conosco veramente tantissima gente e quindi ho messo da parte alcuni pregiudizi, ma lei mi ha aiutato in questo. Quello che mi ha lasciato è questo esemplare carisma nella priorità dell'assoluto. Si chiamava così nel passato, l'assoluto Dio. Priorità, voglio dire, quante volte lui in confessione mi ha insegnato, dobbiamo fare la confessione di fede e dire oggi ho dimenticato che per me il Signore è il primo della mia vita, è la mia vita, tutto il resto viene dopo. E quindi il primo carisma. Poi l'altra cosa che mi ha spaventato, perché io credo che siamo umani, è il suo eroico sacrificio. E a quanto pare Padre Cesare, spero di l'abbia già detto, ma mi ha fatto vedere anche dei film sul carisma carmelitano. Questo eroismo non è una cosa che possiamo toccare se non la viviamo. Cioè uno sceglie consapevolmente, oddio ce l'abbiamo per esempio. E questo Signore Gesù Cristo ha scelto liberamente di dare la sua vita, di andare verso, ma non ci ha creati per essere sofferenti, non vuole il sacrificio, quella è una scelta spontanea per sentirsi vicini a lui, al creatore. Insomma, voglio dire che ha spalancato portali anche nella mia curiosità di vita spirituale, di conoscenza di Dio. Insomma, quando sono arrivata qui, dopo pochi mesi, questa è l'unica cosa che vi posso raccontare, ma il resto, ripeto, fa parte della mia vita personale. E Don Peppino mi stuzzicava e l'amministrazione all'epoca raccolse l'invito di parlare di questa figura così carismatica e quindi si fecero, come in questo periodo, delle celebrazioni e delle ricerche, scrivemmo degli articoli, anche un comitato cittadino fece delle pubblicazioni sul giornale. Io ho perso tutto, purtroppo, nei vari traslochi, mi dispiace tanto, però c'erano le prove di quanta dedizione c'era. E io stessa, non so se c'è qualcuno ancora qui, avevamo fatto dei gruppi del rinnovamento dello spirito, venivamo qui a pregare. Io non andavo a casa, non tornavo a casa e pregavo qui. E fuori c'erano delle signore che ci portavano anche le uova, sempre una sciocchezza, però nella loro semplicità erano meravigliati di questo. Però con questa grande preghiera ricordo anche Pierluigi Annunziata, non so se c'è qui la moglie oggi, e anche tante altre persone giovani, abbiamo costruito un momento di raccoglimento e si pregava. In queste preghiere ci sono state poi in quei giorni delle lettere scritte per riavviare il processo di beatificazione, una cosa che non aveva cioè nessuno poteva immaginare. E quindi queste lettere sono, spero, da qualche parte, chiedevano di versare dei soldi per il processo di beatificazione. Sto parlando del 1999. Nel 1999 facevano queste cose, mentre io stavo venendo qui per le celebrazioni della Chiesa Madre, con la famiglia anche, non so se all'epoca era la famiglia, perché informavo. In pratica mio marito con un'altra persona in macchina, mio cognato, stavano andando in un'altra città perché partiva per Parigi per fare il trasloco e si arrabbiò con me. Disse: ma dove vai? Io devo partire. Ma io devo andare a questa messa particolare, anche perché avevo con me due zie e una stava pure morendo di cancro. E quando gli avevo parlato di questo, lei, che era grandissima proprio del rinnovamento, ma pregava tanto, tantissimo, era in forte unione con il Signore, e lui disse: io sento il bisogno di andare a pregare su quella donna. Per cui io la portai con me. E quindi nella mia macchina, dove non so, c'era lei a fianco, e dietro questa zia, nostra sorella più alta, dietro di lei. Quindi questa era la compagnia. Insomma, mio marito arriva a Rio Nero, la Foggia mi telefona e mi dice: sai che ho incrociato in macchina
vestita di bianco. C'era tanta luce e io lo sto ancora adesso sbiancando. E io, chiaramente, io non ho visto nulla. Però loro hanno visto questa cosa. Quindi io solo questo vi posso dire. Giustino, non ricordo il cognome, era il vigile del comune. Ferrara. Oggi ho lavorato anche con la moglie e ho detto, ma perché non lo porti, Giustino? Praticamente mi raccontava che qui veniva spesso in chiesa sua madre e trovava sempre questa presenza con questo che era la suora. Quindi io non sono, cioè le persone di cui vi ho raccontato, non sono questo che hanno avuto questi segni, chiamiamoli così. Ora, io da allora ho cominciato a scrivere poesie. Ho conosciuto la vita di molti santi e ho scritto tanto. E questo è stato un input, ecco, io non posso dirvi più adesso. E spero che questo non vi abbia tediato e magari detto che gli è poca via, ciascuno di noi. Solo questo. E grazie alla segretaria che non voleva parlare, grazie veramente di cuore, perché è importante la testimonianza della vita degli altri, altrui, dove il Signore entra, scombina tutti gli anni che ne abbiamo, tante quelle volte, sono importanti queste testimonianze. Quindi ringrazio la segretaria comunale, ringrazio Mauro Piccioli, ringrazio soprattutto anche, perché ci tengo poi alle mamme, la mamma Tina di Mauro Piccione, che noi la salutiamo, la ringraziamo, sicuramente l'ha vissuta con emozione questo momento, perché sapere di avere un figlio con un tumore, pensate a una mamma che cosa può succedere, una mamma pensare a un figlio che ha un tumore, poi tutta una volta, grazie a Sua Maria di Gesù, poi grazie a Dio Padre, che per l'intercessione di Sua Maria di Gesù non c'è più questo tumore, è una gioia, sicuramente sarà commossa e noi ci diamo la sua commozione, la sua preghiera, grazie di cuore. Adesso daremo la benedizione del quadro che Padre Rocco ci ha così donato. Se mi ricordate come si chiama, l'ha detto prima da Dario, come si chiama quello che l'ha fatto, che ha fatto il quadro? Ah no? Ah, è scritto niente, vabbè, non mi ricordo. Rappresentati qui davanti a noi, Signore, c'è sicuramente la Santissima Trinità, la Beata Vergine Maria e San Giuseppe e Teresa e Giovanni della Croce. Il mondo carmelitano che ha segnato in questa terra e in questo luogo la santità, che osiamo domandare anche abbondante in noi quale esperienza, ci fa rivolgere umilmente a te, Dio Padre Onnipotente, Figlio Salvatore, Spirito Santificatore, la grazia di ottenere per noi, per chiunque guarderà, pregherà questo quadro, la salute del corpo e dello spirito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Si degni il Signore di benedire questo quadro e chiunque voglia in qualche modo dare ad esso la sua devozione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andiamo in pace. Buonasera. No, voglio ricordare soltanto qualcosa delle domande.
sia venuta lì. Allora, domani alle ore 18:30 celebrazione eucaristica nella chiesa di San Giuseppe qui da Padre Cesare, celebrata da, presieduta da Padre Cesare Locatelli e concelebrata da Padre Candida. Poi alle ore 19 incontro, dibattito dopo la messa, quindi cercate un po' voi il tempo. Certo, la celebrazione eucaristica è importante, voglio dire, però è anche importante crescere nello spirito, e quindi incontro, dibattito è anche qualche cosa di importante. E se domani è domenica, se fosse stata domenica, è chiaro che la celebrazione eucaristica, ma cercate voi il momento più che vi potrebbe più colpire, meglio colpire, o meglio insomma, suscitare qualche cosa di bello. Sicuramente tutti e due i momenti sono belli. Ore 19, incontro dibattito presso l'ex sala consigliare, quindi abbiamo a fianco, tenuta sempre da Padre Cesare Locatelli, dal titolo Verbo e Fuoco, Santità Cristiana. È un bel argomento che affronterà Padre Cesare e noi saremo contenti di così di ascoltarlo. Grazie a tutti quanti voi e buona serata. Grazie.